Segretario, cosa sta accadendo nella Lega in Abruzzo? Assolutamente nulla, ci sono state delle situazioni interne che abbiamo evidentemente trattato, poi altri due consiglieri hanno deciso di abbandonare la Lega, questo non cambia assolutamente nulla, la Lega è concentrata evidentemente nel portare avanti il lavoro che riguarda l'attività all'interno della Regione Abruzzo in tutti i comuni dove siamo maggioranza o anche opposizione, quindi a noi non interessano ragionamenti legati a egoismi piuttosto che a questioni relative alle poltrone, siamo esclusivamente concentrati per il lavoro per gli abruzzesi e la Regione Abruzzo. Del resto i nostri assessori stanno, così come i nostri consiglieri regionali, stanno portando avanti un lavoro eccezionale, sforniamo ormai 3-4 provvedimenti la settimana e credo che questo risultato sia sotto gli occhi di tutti. Non era proprio possibile evitare questa spaccatura? Ma non è una domanda che dovreste fare a me. Nella Lega gli impegni, gli obiettivi sono chiari e non sono mai mutati nel tempo. A Pescara la Lega chiede invece un rimpasto alla Giunta Masci. Ma questa è una questione che stanno trattando i nostri dirigenti provinciali di Pescara, c'è il capogruppo Vincenzo D'Incecco, credo che rispetto ad una dinamica di perfezionamento dell'attività amministrativa ogni ragionamento può essere affrontato nella serenità e sempre con l'obiettivo di migliorare l'attività che come comune si sta portando avanti, che comunque è un'attività di grande qualità e dove anche in questo caso la Lega ha un ruolo determinante e credo che lo abbiano anche dimostrato i fatti.